Ah, eccolo qua, si vede, sì. Perfetto. Sperando che non laghi, proviamo a giocare su EVM, perché la mia scheda video non so se ce Ti do un consiglio, hai la fa. sdoppiato roba del follower e donation, ce le sia in basso a sinistra e sia in alto, No, no, centrale. sopra è top. E sotto è il new. Il follower sotto è new follower e sopra è new subscriber. Sono due cose diverse. Perfetto, Lol. perfetto. Boh, io vado di là, allora andiamo di là nel Discord. L'aspetto in RP, sono nel mio ufficio. Vai, vai. Allora. Andiamo a chat ufficiali e staff, che chiacchiera. Sì, esatto. Vai. Dove sta? Perfetto. Mi muto io, Vai, vai. eh. Perfetto, signori. Torniamo finalmente a giocare su GTA dopo un lungo atteso periodo. Vediamo se funziona il tutto oggi. Perfetto, qualcuno mi segnali se lag o scatta o frame drop, del genere, perché ho avuto problemi ultimamente di questo genere. Ho fatto un po' di live di prova che ho subito eliminato, quindi fatemi sapere se sono problemi di lag o cose così su GTA. Perfetto, cioè, perfetto. Sono poliziotti online? No, ancora non funziona. Sergente Maggiore Smith 18. Maggiore Smith 18, ho detto. 10-5. Perfetto, perfetto. Come vedete ho la GPU al 100% perché purtroppo ho quel problema del che quando ho un processore troppo potenti e crash tutto e niente, FGG là che è crashato. Comunque, quando ci sta con spesso quello stallo diciamo di potenza, che quando c'è un processore troppo potente confronto la scheda video. Hai la scheda video che ti viene sbalzata al 100%, ti si scalda tanto, infatti già a 60 gradi sta, infatti sta uscendo aria bollente dal computer. E quindi il problema è questo, che ti succede quando c'è una scheda video scarsa come la mia, che è la 1050 Ti, che sì, resiste, infatti vedete che c'è una qualità alta di gioco, perché non è, si vede già dalle ombre tutto che non è qualità bassa. Ho messo tutto alto, ho messo grafica, ho messo quasi tutto su alto, ho messo. Esatto, tranne alcune cose che non servono, tipo l'acqua, cazzo mi serve, la qualità delle particelle. Ho messo su alto, meno male, cose più importanti, e poi le più sfumate invece che sfumate. Insomma, e comunque regge il gioco, 100% la GPU, ma regge, cioè non ha problemi. È solo che il problema è che scade. Direttamente, vai a 70, guarda che. Quello che mi ha fatto il PC, no? Che il tecnico mi ha detto, guarda che stai attento che se superi i 75 gradi devi segnalarmelo che cambiamo il dissipatore. Sapphire, grazie per il follow, benvenuto in live. Quindi attento che se ti superi i 75 gradi rischi di bruciartela. Così la Buongiorno domanda. signori. Ma beh, Ciao, buongiorno. Perché c'è un ma te la tirate fuori dal alieno? culo, scusate. Buongiorno, Buongiorno. come sta? Ma chi è sta Ciao, persona? sergente. No, ma come chi so? Salve. Però è carinissimo, è Salve. dolce. Sergio, ma siamo sicuri che questo alieno sia autorizzato? Mi scusi, alieno, ma lei. Ma T torna tolga la l'acqua, maschera. l'ha autorizzato che due di Tolga la Kerin. maschera. L'ha È proprio un autorizzato. alieno. L'ha autorizzato che Kerini, sergente. Ma è un alieno? Sì, a quanto pare. Ma Però è le simpatico e capagnette viene, coccoloso. la capagnetta Ce lo viene. siamo. Ma sono messo Ce lo siamo 24 ore su portati quella durante un macchina. 1080, Oddio, sarà divertente. vabbè. No, questa la metto via. No.
Lei, ah, ma c'è il procuratore, sì, c'è il procuratore, dentro. Procuratore? Procuratore, sì, il procuratore. Procuratore, non lo so, chiamalo al cellulare. Procuratore? Non ce l'ho il numero, lei ce l'ha. No, si vedi di meno, allora. Grazie. Intanto andiamo Gila qui giù. Andiamo a stare da mangiare, da bere. Va bene. Ora metti via un po' di armi, un po' di droga sequestrata. Oh, salve! Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Andiamo in pattuglia? Andiamo, andiamo. Perfetto, perfetto, andiamo. Vada, vada. Che auto prendiamo? Quella che vuole lei. Vabbè, vabbè, decidiamo adesso, vediamo un po' che auto troviamo. Nessuno prende mai il SUV, lo scout, come si chiama. Però non gira, dicono. Quale? Quello che abbiamo usato l'ultima volta, giusto? Oddio, qual era? L'unico SUV in borghese che abbiamo usato. Ah, questo qui. Ah, quello là è lento. Io dico... Guido, andiamo. A sto punto prendiamo... Ma, mi scusi. Oh, sergente. Sì, sì, sì. Ma perché Taser ha un collega, gente? Tranquillo, tutto a posto, è mio amico. Sistemi gradi che sono bucati. Sì, lo so, stavo andando adesso, infatti. Io non mi ha creduto. Raga, io ho seguito quelli su applicativo. Adesso, lo so, ma la mezzogiorno è sbagliata. Buon pattugliamento. Sì, arrivederci. E vado più a vedere a teserare un collega, eh? Sì, mi scusi. Ma no, questo dove va? Ma cosa fa? Ma scenda. Signore, scenda dall'auto. No. Ma io volevo prendere questo, guarda. Vai, prendi. Questo qua, andiamo direttamente con questo. Vengo anch'io? No. No. No, lei deve stare su qua. No. Lei non può andare in giro. Ma prima ci sono andato. Spaventa le persone, lei. Sembra di vederci. È un alieno quello. L'ha utilizzato Checherini a andare in giro. Andiamo a parlarci con questo Checherini. Allora. Oramai sono tutto cavalli e fune. Sono tornato di 200 anni, sono dietro. Ora va, mi è strano andare in macchina, vabbè. 200 anni indietro, sei tornato tu. Eh sì. Allora queste ferie come le passate? Ah, bene, ho passato sdraiato sulla mia barca in California. A prendere il sole, rilassarmi. La mia barca da 1,5 milioni di dollari che mi sono guadagnato con il lavoro duro qui in polizia. Addirittura. Sì. Buono. E niente. Che Adam facciamo? Ah, quella vorrà lei. Non problema. Vediamo un po'. Piacere Adam 5, vai. Sei fuori, come un fuoristrada questo, quindi. La Madonna quanto lagga. Mi senti? Oh mamma mia. È carcetto di S. Mi senti? Mamma mia, ti è stato giù. ETS è andato giù. Ci sei? Mi senti? No, ancora lag, ETS. Sto vedendo che un bel po' di gente sta crashando la TS, vedo. TS ha problemi. Gira. Sono provato ad entrare ora qua. Cioè io sto dentro la TS. Sto dentro la TS. Cioè sto dentro la... Ah, tu sei un po' crashato. Ah, a me è crashato TS. Crashava. C'è un problema di TS che crashava TS.
Tu sei direttamente crashato dal gioco. Vabbè, ma il problema è che c'è da ieri sera, non so. Check radio, check radio. Check radio. Ha ripreso a funzionare? Sì, è ritornato a funzionare, credo. Perfetto. Quante Atom abbiamo in servizio attualmente? Io credo 273. due. F per Gila. Perfetto. Io vedo due complete, no, anche la terza, cioè. Sì, c'era il collega che era rimasto un attimino in Chi sta arresto. coordinando? Nessuno. Perfetto. Un agente esperto volenteroso che vuole coordinare. Io tra poco dovrei fare il 17, perciò non so, posso andare allo Tu chi stadio. sei? Agente esperto Mario Rossi. Allora Rossi, fai così, dato che tu vai 17. Sì, tra Dash, poco. da quanto? Penso una decina di minuti, Ah 15 beh dai, minuti. autocoordiniamoci perché tanto non c'è niente di difficoltà, cioè ci sono poche chiamate, quindi. Raga, c'è una domanda dove posso Scorpio, venire. tu riesci a coordinare frattempo, dai. Coordinare nel frattempo che controlli Fedi, tanto la mattina è chill. Tanto eccolo Gila. Non è lui? Sì, è lui. Salve! Che ci va con una MX? Check Marcus. Salve! Eccoci! Bella la sua macchina! Grazie, grazie, l'ho trovata qua, giustamente. Perfetto. Ci metti la leva dai coglioni, perdono. Sì, vai. Ah. Prego, salga, salga, andiamo. Andiamo Non c'è due a senza tre. vedere. Andiamo a vedere se sta gente sua a fare il latte alle mucche. Vado, vado. Allora. La sua auricolare non gli funzionava, ma è proprio gli occhi, per A me era questo. solo l'auricolare, esatto, fortunatamente. Tutto io, perfetto. Ah, ho messo le nuove lenti a contatto, che bello. Ah, bene, bene. Io ancora non posso metterle in contatto, quindi. Allora. No, hai messo quelle di giugno. Ah. Capisci? Capito, capito. Ogni mese sono ad aggiornare. Fai bene, fai bene. Vabbè, tanta roba, tanta roba. E niente. Che pazienza. Check sergente maggiore. Avanti. Sono sempre agente esperto Rossi, potrei coordinare io, dato che volevo fare qualche esperienza e non l'ho mai fatta. Va bene, coordini, però lasci il suo collega da qualcuno, allora. C4, c'era un agente che cercava una Adam prima. Non io sicuramente. Vabbè, tu sei da solo, vai in giro da Mi solo, sto quindi. spostando in assegna assegnata, Esatto. mio, cioè. Ricevuto. Come lo vedi sto sub? Fa Ah, il cagare o... sub a me piace, cioè a me per la piscina piace. Anche la velocità non è male. So che tanti dicono che fa schifo, però boh, a me piace Adam l'idea di sub, 2, perché è check. qualcosa di più grande, posso proiettare veicoli Check, molto Adam 2. grandi. Prova un po' ad accendere il lampeggiante, vediamo. Riesci a passarvi a prendere? Come li Belli, vedi? belli, mi piacciono. Io li vedo Affermativo, normali, dove sei? quindi. No, no, io belli ultra, Oh, ultra, ultra. 646. Sì,
molto bellini. Capito. E beh, non è che vuoi, io appena potrò anche io li vedrò bene. Ma ti dirò. Intanto mi chiama la radio. Avanti. C'è il comandante dell'Imperial Airways che cerca un grado alto, non è che lei fosse sarebbe. Sì, ci sono, gli dica che tra 5 minuti arrivo, sono al latte qua sulle mucche. A fare 10 un controllo. L'aspetto allora. Ti appicciamo sto GPS. C'è sto comandante che mi cerca. Comandante dell'Airways mi cerca. Attenzione. Vediamo cosa vogliono. Vedremo, vedremo. C'è gente che fa il latte. Vado, vado. Spesso spacciano qua, eh. Non c'è nessuno. Sì, ah, sì, c'è uno. Furgone. Deve sta andando. Sì, sì, spesso abbiamo fatto qualche operazioncina qua del resto. Che arrivano i pezzi di merda, vengono qua, danno la marijuana per far star meglio i contadini. Per rilassarli un esatto. po' via. E allora noi li arrestiamo. Tipo facciamo finta di comprare droga e li arrestiamo. Dipende sempre se è quella legale o meno. Esatto, ci becchiamo quella legale, la paghiamo e vabbè niente. Ci becchiamo io quella. Ci arriva la canna, li arrestiamo. Quella legale, se non ricordo male, c'è la Purple, Orange. Esatto, sono tipo dentro le bustine. Del negozio, come si chiama? Il James Bond genere, sì. Il cookies di James Bond, si chiama così. Lol, mai sentito. Cookies Bar by James Bond, così sia. Purtroppo sai come sono fatto io, tra virgolette. C'è tanta roba ma non so un cazzo in città. Già. E niente. Tra poco mi si creano altre ferie. Ah sì sì, ho visto. 27.04. Boom. 2707. Sì, vabbò. Ok. Easy. Lol. Oh, dammi le bon. Sono ancora sotto le coperte. Il cervello, quindi vediamo un po' così. Andrea 18. Dammi le bon. L'Airways come va? In Sandy. No, ma mi cerca in centrale, quindi. Centrale. Tutto bene, Demi. Sono tornato a streamare, non lagga niente, che bello. Sono il processore nuovo, CPU all'11% di utilizzo, 19-20%. Oh, che bello, prima la facevo 100% sparato ogni giorno. Che contento che sono, finalmente posso tornare a streamare. Cos'è Status 3 che non ricordo? Status 3 è rifornimento. Quindi sia centrale a rifornimento. Sì. Normalmente io davo il 10.29, che è più o meno easy. In 10.29 è incidente d'auto da volante, cioè incidente con volante guasta incidente. Una volta qua in città era 10.29, guasto auto e rifornimento. Toto, bentornato. Status 1. Muta radio, ok. Vabbè, il check, non è che stanno parlando a caso. Sta coordinando. Sì, lo so. Agente esperto Wii 18, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Una tampa Wii mio. E ora ritorno a fare la good modder, Demi, eh. La mia mod. La serie nostra è lì. Perfetto. Arriviamo noi della Lamprea. Buongiorno. Chi mi cerca? Io sono il comandante Messi, piacere. Piacere, sergente maggiore Daniele Smith. Piacere. Buongiorno. Buongiorno. Vogliamo andare in ufficio? No, tanto una cosa veloce, giusto. Diteci pure. Allora, praticamente abbiamo pronto a contattarvi, ma il centralino non funziona sicuramente neanche a voi. Non lo so, ha chiamato la polizia, hai detto? No. Sì, dal telefono, dalla rubrica. Cioè, vedi che io premo e non si sente nulla. Io ho provato a chiamare da lì, ma non è arrivata. Non è arrivata? No, ok, boh, non c'ho. La radio?
Ha mandato il messaggio? Ah, si sente. Sì, tramite diciamo il canale commerciale. Vabbè, io ho fatto un messaggio di prova appena adesso funziona. Io l'ho inviato fino a ieri perché forse ma forse non l'hanno, forse non li hanno visti, forse ce n'è troppe chiamate, forse non lo so. No, vabbè, diciamo che questo non è un grosso problema, ecco. Il grosso problema che abbiamo noi è invece a livello di sicurezza, sia nostra personale che a livello di sicurezza dei passeggeri che portiamo. Okay. Siamo vittime di invasioni di pista continue. Le dico solo che ieri il collega qui, mentre stava atterrando con un jet, cioè hanno noleggiato un jet, al momento del ritorno su Sandy si è trovato la pista invasa di macchine. E per poco non, diciamo, non lo linciavano al collega perché doveva andare via, che dovevano testare le macchine. Dovrei impazzire. Cioè, è veramente una cosa assurda questa. Devi chiamare la polizia in quei casi là. Sì, però infatti il collega appunto non è riuscito a mettersi in contatto con voi. Lo sceriffato di Sandy funziona? O allora, attualmente ci stanno gravi carenze di personale al sceriffato, quindi i sceriffi sono in carenza di personale attualmente, quindi c'è poco controllo a nord. Ok. Appunto per questo stiamo assumendo anche noi dell'LSPD, stanno assumendo loro dell'LSSD, quindi cerchiamo di riuscire a starci dietro al passo. Purtroppo è periodo estivo, la gente va in ferie e le carenze del personale dietro l'angolo. Sì, ovviamente. Vabbè, diciamo che se può comunicare ai suoi agenti di... Cioè, sì, sarà andare a controllare, cioè, magari intanto a passare alla pista a vedere se è tutto a posto. Sì, no, più che altro se vedono delle nostre chiamate di preferenziarci, sì, perché... Sì. Fino a qualche giorno fa era uno o due che venivano, ancora era fattibile. Adesso stanno arrivando 10, 15 persone, 20 persone, cioè il collega possibilmente è da solo. Non è, cioè, capisce bene per il livello di sicurezza, soprattutto il collega, perché alla fine se atterriamo con un elicottero, un aereo e prendiamo una macchina, lì quella è violazione della proprietà privata, quindi se succede qualcosa il danno lo pagano interamente loro. Però non vorrei andare a raccogliere il collega in ospedale, se capisce bene. Ma entrano anche come se fosse casa loro, questo è il problema anche. Sì, utilizzano il parcheggio aziendale. Sì, ma adesso faremo i controlli. Manderemo i controlli ogni tanto a fare un controllo della pista. Manderemo una volante lì al cancello. Faremo un controllo all'hangar e all'inizio della pista, affinché con un cenno entreremo nella pista interna. Faremo entrare all'interno del territorio dove possono entrare le macchine. Aiuto. E poi dopo... Sì, per controllare sì, sono i piloti, se sono possibile la fascia oraria 18 o mezzanotte. Male questo, se 18 e mezzanotte controllare, sì. Ok, perfetto. Sì, perché questa è la fascia oraria in cui avvengono questi raduni. O comunque li pubblicizzano pure nel giornalino, questa è la cosa ridicola. Alcuni sono autorizzati perché hanno la lungimiranza di chiamarmi, siamo rimasti d'accordo così. Quindi se non abbiamo noi attività sono autorizzati, però 20. Il 90% delle persone che ci entrano non è autorizzata. Ah, ho risolto, alleluia, alleluia. Magari sarebbe possibile eventualmente sporgere una denuncia, così arriva anche, non so, al governo, resta traccia di questa denuncia sporta. Vabbè, se sporge denuncia non cambierà molto, perché la stessa cosa che faremo sarà questa, pattugliare la zona maggiormente. Ok. Quindi a questo punto rimaniamo nella comunicazione formale, cioè così, nella comunicazione informale, come essere nei miei confronti. Ho ordinato già ai coordinatori di controllare la zona dell'aeroporto di Sandy Shores, le fasce tra le 18 e le 24, con cadenza oraria, ogni tot tempo, quando vedono, notano che non si va tanto, e vedremo se beccheremo persone che invadono la pista. Ok. Noi no, io mi, ci limiteremo a mandare a liberare le piste e basta. Ok, va benissimo. Speriamo che andremo personale a controllare, se notiamo persone ferme sulla pista, ci provvederemo a liberare la pista e arrestarli per violazione di proprietà privata. Ok, perfetto. Ok, grazie mille. A posto. Comunque vi chiedo gentilmente anche di magari di notificarlo se ci sono persone autorizzate a stare sulla pista. Coordinatore. In quanto comunque non possiamo saperlo. Da Adam 3, se noi andiamo a liberare persone, c'è qualche tecnico da ferma in centrale, me la venga a prendere. Non c'è nessuno di voi che può testimoniare, noi li dobbiamo arrestare. Quindi sappiate che se autorizzate gente a stare sulla pista dovete esserci per voi supervisionare.
Sì, ovviamente stiamo assumendo pure noi personale proprio per mantenere la presenza in quella fascia oraria, quindi... Perfetto. Va bene, allora grazie per la segnalazione, segnalerò a chi... Grazie a voi. Ok, grazie mille, grazie a voi. Buon lavoro. Una buona giornata. Salve. Arrivederci. Così. Andiamo. Okay. Non ho mai visto dei ratoni in una pista da terrazzo. L'hanno fatto ieri sera, ho visto anch'io, un tweet. Solo che ero impegnato, non potevo farci nulla. Quindi un po' tu? Che pazienza. Pensavo che faccio la comunicazione ai coordinatori. Vada. Era questo o l'altro? No, l'altro, è super, l'altro. Tell me. Mamma mia, che frenata! A posto! Mamma mia! Adam 5 è stato solo. Sì, diciamo. Perfetto. Che... sì. Vabbè. Grazie mille, Davide. È un sub, si vede. Madonna, quelli altri sono peggio di noi. Aspetta, che c'era una macchina andava troppo veloce. Troppo veloce, mi sono già risposto che non ci arrivo. Forse no, questa sì. Lo fermiamo, confermo? Aspetta. Signore! Salve! Salve! Così veloce? Un po' di fretta perché devo fare i documenti, ecco. Ma c'è un limite di velocità, teniamolo. Le chiedo scusa, agente. Non ricapiti più, arrivederci. Arrivederci. Perché un'altra pattuglia? Non ho capito. Adam 5, qui Adam 2. Adam 5 avanti. C'è il sergente, 5. Avanti Adam 5, se ti ricevo. Siamo dietro di voi Adam 5. Diteci. Sono la matricola Marcus Biondo, però non ho la matricola. Cioè sono la recta Marcus Biondo, se serve la matricola. Ve lo chiedi al radio. Vieni qua, recluta. Ma in che senso è la matricola? Ma hai scritto in all nome, cognome, trattino recluta? Sì, ancora una settimana fa. E Marcus Biondo ancora non è la matricola sul ufficio personale? No. Comunicazione, la sentiamo a staff. E per quanto riguarda la matricola, scrivo in privato alla sergente Smith. Mezzogiorno, 10:08, buongiorno. 10:04, buongiorno capitano. Vabbè, riscrive in all tra nome e cognome, tattino recota, poi visionerò. Ok, la ringrazio. Arrivederci. Buon battaglimento, colleghi. Ma avete già messo le auto nuove DLC? No, non penso ancora le abbiano messe, ma le metteranno sicuramente. Non lo so, ho sentito un po' una leccata di culo. Chi? Un battaglimento, colleghi, non lo so perché, un po' mi è sembrato. Ma chi ha detto questo? La gente. Lei in centrale, nella 143 10-4. Bravo, guarda che si ferma già da solo. Check. Sì, ma lei ha bevuto? Scusi. Vabbè, ma vedi bene, okay. Signore. Non vada contromano e non taglia le curve cortesemente. Mi scusi, gente.
Me ne vado. Grazie. Ok, si mette la piagna, mo. Oh. Grazie per il follow, Ale videogame, videogames 34. Niente, è venuto in live. Smette che scrive tutto il tempo. Sto scrivendo il comunicato dei coordinatori, un attimo. Dopo te lo leggo. Mm-hmm. Vai, vai. Adamuno di torno in centrale per scioglimento dell'ADA. Copia Adamuno. Adamuno, te gentilmente diventate Adamuno. Se volete risposta di... Ma... fa benzina. Adamuno 2 diventate. È ovvio, sennò come andiamo avanti. Bravo, bravo. Ai cavalli non mi fai benzina? 10-4. No, no, lì gli dai una bella pacca sul culo, vedi che vanno. A posto. Carta di credito della centrale per rifornimenti, easy. Eh beh, certo. Perché sennò perché ce la danno? Per andare al bar a mangiare. Perfetto, onesto, già. Comunque, bene, ho mandato il comunicato, adesso lo leggo. Ho fatto il comunicato, Ho scritto ordine di servizio. Da oggi in poi alla fascia oraria tra le 18 e le 00 di ogni giorno mandate una volante a controllare la pista di atterraggio di Sandy Shores, civico 1020. Il comandante dell'Imperial Ways ci ha segnalato che spesso vengono invasioni delle piste di atterraggio. Avvisate gli agenti che vanno a controllare che se dovessero trovare delle persone in pista di arrestare per violazione di proprietà privata. Giusto. Giusto, giusto. Bravo sergente, bravo. Certo, questo è il compito di un sergente, un bravo sergente. Scrivere. scrivere, dare ordini, delegare. Oh mio Dio. Ale videogames, ma ci sono ancora gli sceriffi? Sì, Ale, ci stanno ancora gli sceriffi, i bandi sono aperti, quindi se vuoi entrare negli sceriffi fai pure il bando. Ti appena potrà avere delle lenti soddisfacenti le passo io una... Esatto, come arrivassi. Penso che per agosto, settembre, forse me li prendo. Scendono di prezzo. Buono, buono. Ci spero pure io, perché sinceramente $2,300 di... Sono lettere per la Blaine, tuttavia siamo veramente disponibili per coprirlo. Ricevuto. Ma è scattata la Blaine, eh? Sì, sì. Che cazzo. Ma siamo in 15 comunque, risultiamo in servizio, eh? Risultiamo. Ok, ma che cazzo è vestito questo? Salve. Deve andare in guerra lei? Sì, sto andando in guerra, mi ha chiamato. Lei mi hanno chiamato nei Marine. Ma si fermi un po' più avanti, per favore. Cosa? Accosti più avanti, per favore. Sì. Facciamo la vola. Perfetto. Qui Adam 5, Rish 55, Civico 538, richiediamo una volante di supporto in quanto soggetto ha parlato in radio. Ricevuto Adam 5, Adam 1, convergente supporto. 10-4. Il 10-20? No, 5-38. Un secondo solo, sto agli affitti. Ha appurato la posizione del fermo. Mi diceva, scusa? No, no, ma è finto, l'ho preso dai cinesi. Feel the pain. Sì, sì, è mio. Come si chiama il signore? Ecco a lei. No, non c'è documento, scherzavo. Vabbè, usiamo il tablet. Come spero. Si chiama il signore? Sì. Feel the pain mi chiamo io. Oh, la moto! Ok, ho visto muoversi. No. Feel the pain, perfetto. La moto corrisponde al. Il telaio corrisponde al signore. Okay, come mai viaggia con una moto? Come mai viaggia con una moto senza targa, signore? Guarda, in realtà mi piaceva la moto. Poi che non c'è la targa, boh, penso sia un problema della moto. Chi è che è andata alla seconda volante? C'è... Eh?
Perché io sono andato due volanti? Io ero andato una terza. Vabbè, comunque, no, volevo chiederle giusto una cosa. Come mai ha fatto un check radio tramite la sua radio che c'è sul giubbotto, appunto? Vabbè, che gira con un giubbotto antiproiettile, poi oltretutto? Ah, vabbè, ho avvisato i miei amici che comunque mi hanno fermato. Poi, infatti, ho fatto un altro check, ho detto, ragazzi, tranquilli, sono le case in affitto, non vi preoccupate. Infatti, se non vede nessuno... No, smetto controllato, non c'è la piastra comunque, solo la parte in tessuto, no? Perfetto. Sì, sì, vabbè, non a posto, allora vado. La patente della moto ce l'ha? Basta. Sì, la patente ce l'ho, ma non c'è i documenti, se vuole controllare sul documenti? Tablet... Controllato sul tablet io adesso. Ok, ho controllato il signore. A posto, allora passi una buona serata e mi raccomando. Va benissimo, grazie mille, arrivederci. Arrivederci. Bella. Ciao. Adamuna è stato solo. E 55 è terminato, non 5. Non so perché, ma secondo me spartiva una sparatoria. Mamma se andava mia, avanti. Era un moto che girano, loro vestiti da militare. Sì, sì. Copio. Mi sono fatti anch'io inizialmente, detto, ma che va solo supporto al radio. Ha parlato al radio, ha parlato, ha messo la posizione. Posizione. Mamma mia. Tengo sott'occhio sta zona. Mi puzzano un poco. Come mai risultano 15 agenti in servizio, ma ne siamo, tipo, di GPS, ne siamo... scontarli, GPS. Conta che siamo in due in macchina per GPS. Sì, ma tipo in Adam vedo Adam 5 sono 2, Adam 2 sono 2, Adam 1 sono 2, siamo 2, 4, 6. Gennari 17! Ciao Jenny. Ciao Gennari. E il coordinatore mi riceve? Avanti. Ma in centrale allora, ci stanno agenti? 55 presso il gara centrale civico 391. Una gialla. E li vendi in pattuglia perché ci sta 15 agenti in servizio ma non li vedo nelle Adam. Gentilmente tutti coloro che sono fermi in centrale mentre riga al parcheggio ora. Vabbè, manda comunque la persona al negozietto. Copy. La Breno non riusciamo a capire. 17. Adam 2 mi ricevete status. Check Adam 2, status 2. Boh, c'è una scata da Blaine, non ce l'ho capito, vabbè. Check status. Qualcuno era del 5.1, convergeva all'ultimo negozietto. Ma devi... Oramai. Vedi, è Blaine Count, cosa non succede. Adam 2 mi è diventato Adam 1. Manco visto prima, io sincero. Ricevuto. Sarà FBI. Non è dentro, è sopra. Sarà sentito male uno, si sarà tagliato un dito con un foglio di carta? Adam 1 convergiamo in centrale 217 per riconoscimento. Un po' tutti strani dell'FBI. Sì, un po' tipi strani già. Ho sentito un tipo che si chiama Mimmo, che non è proprio... in giro con la salopetta. Con la salopetta in più? Con il lozzatore, ok, lo dai nella carta. E le ciabattine. Esatto. Vabbè, ognuno ha i suoi modi di vestirsi. C'è chi si veste così, c'è chi si veste così. Bambino. Queste macchine, ferma. C'è nessuno, sequestro. Guarda di chi è, intanto che mi sbarro la strada, vai. Uè. Grazie, Wasca. Grazie mille per il raid. Grazie, oh. N3XSO, grazie per il follow. Sirifax, prima un po' sul grazie tasto, per il follow. Sul cruscotto.
Premi un po' sul cruscotto X. Wow, c'ha il turbo. Mm. Di chi è sta macchina? Bella domanda. Danny Falcone. Grazie per il follow a tutti quanti, ragazzi. Benvenuti, benvenuti. Grazie mille, Wasca. Smittulu. Non so quanto siano legali queste modifiche con il NOS. Sinceramente. Ma è legale secondo te? Boh. Vediamo un po'. Vabbè, tieniti questo nome. Josu FVTM, grazie per aspetta, il follow. Aspetta, apro il cofano che c'è il numero di serie. Sì, vediamo un po'. Mi salvo il numero di telaio. Vai. Perfetto, eccolo qua. Facciamo lì la foto. Turbine, maronna mia, che cazzo è in getto. Vabbè, sequestriamola. È dentro roba? Mm? C'è niente dentro, no, roba non magari. Credo. Andiamo a uno stato su uno. Metto le garage. Vai, vai. Grazie per il follow, Matteo Collina. Grazie mille, benvenuto. La rilassione non funziona, mi sa. Devo sistemarlo. Comunque. Altri seguito di Tiger Wasca, ragazzi. Andiamo. Boh, bisogna fare almeno un po' qualcuno decidere sta cosa qua delle auto con il NOS, se sono legali o meno. Cioè, più che altro se è legale utilizzare il NOS in città, ecco, magari. Ma normalmente almeno un po' non dovrebbe, non dappertutto non dovrebbe essere legalissimo, neanche i vetri oscurati al massimo. Però quello è quello, purtroppo ce lo fanno, non ce lo concedono l'illegalità agli vetri oscurati. Boh. Già. Comunque benvenuti tutti ragazzi di Wasca. Grazie mille Wasca. Guarda un po' che ti trasmette una cosa nell'applicativo. Sì, fammi vedere. Faccio vedere come vedo io. Mamma mia. Esco perché sennò faccio un volo. Lol. Anche se in realtà regge tutto, però vabbè, non voglio magari rischiare di... Che cazzo voglio? Sì? Ciao Smith! Wade, la smetti? Come stai? La smetti di affiancarti e dimmi ciao Smith ogni volta? Ma cosa? Non ti vedo da tre giorni, che sono stato assente tre giorni. Bravo, bravo. Volevo salutarti, come stai? Tutto bene, tu? Bene, grazie. Cosa fai? Con chi sei in pattuglia? Che c'è il vetro oscurato, non vedo chi è. Con... si presenti, collega. Supervisore Murphy, assurdo, Buongiorno, piacere, agente esperto Wade. Ciao Wade, vai che pure ballate, in pattuglia. Che ballate, la canzone alta? Musica alta? Sì. Ciao. C'era niente sul cruscotto, però. Pum. E niente. Ha mandato la matricola, comunque, Marcos Biondo. Capito, dopo la metto. E niente. Ma ci stanno anche le rapinozza? Tu la tua parte cavalleresca non la vuoi provare? Mi ispira, sai, però vuoi aspettare che scenda di che sia disponibile lì, sai? Oh, che una buona 55 di un veicolo bianco sportivo per strutture centrale. Comunque ragazzi, per chi per vuole 3 dollari. Fare appunto esclamativo Discord, come ha fatto Emilebon, infatti per entrare nel mio Discord, punto esclamativo YT per iscrivervi al mio canale YouTube e vedere i video passati e tutto quant'altro che ho caricato sul mio canale. Posto. Ovviamente troverete poco perché ho avuto problemi col PC e appunto ho rincominciato a streamare oggi, quindi grazie a tutti per essere qua e niente, adesso giochiamo qua un po'. Infatti mi ispira, vorrei provare, però peccato non vorrei spendere 10 euro e poi dire no, non voglio più. Aspetta che arrivi i costi di vino.
quello. Ancora. Boh, andava troppo veloce. E facciamogli anche una multa, basta qua. Vai, vai. Oh mamma mia. Ui. Porca troia. Accosti, accosti. Sulla destra. Accosti cortesemente. Sì. Adam 5, 55, Civico 3, 8, 4 di fianco al Bennis Custom. Spenga la macchina e venga dietro la volante cortesemente. Ehi, oh, oh, che fa? Era... Sistema il borsone? Sistema sì, il borsone? Era la zip del borsone. Sì, la zip del borsone. Perfetto, venga qua, controlliamo i documenti, venga. Qual è? Controlli l'auto, lei. Mi dia il documento, per favore. Sì. Sì, perché è un'auto grande, è andata gratis l'andata con Conte. Non ho i documenti con me, non ci credo. Non hai documenti con sé? Allora devo andare in centrale. Attenda qua un attimo. Collega? Signore, non hai documenti con sé, dobbiamo andare in centrale a identificarlo. Lo porta lei la ciclone? Mm-hmm. Perfetto, vai, stacca vai. Dietro di me, signore. Dietro, dietro. Non mi fa... Dietro di me devi salire. Perfetto. Qui Adam 5, ci dirigiamo al civico 143 per identificare un soggetto in fermo stradale. Adam 5. Dove era diretto, signore, con la sua auto? Signore, mi sente? Signore? Signore, non la sento. Io non la sento. Non sto parlando. Ok, perfetto. Come andava con la sua auto? Dove era diretto? All'import. All'import. Lavora lì? No, era a vendere le pelle. Ah, cacciatore? Sì. Perfetto, perfetto. Prego, andiamo di qua che facciamo subito i documenti. Sì, di qua. Cioè, i documenti ce li ho, ma mi sono dimenticati a casa. Ok. Allport d'armi per uso sportivo. Perfetto, venga qui. Oh, salve. Salve. Ho bisogno? Sì, volevo chiedere se avevo il porto d'armi, perché non so se dovevo fare la stampa mi, o dove... Mi dica il documento, vediamo un po' subito. Collega, andate, faccio il documento al signore. E per il caso, per fare arrivo. Il porto d'armi per la caccia? Stia qui. Attualmente ancora non esiste. Ah, ok. Sto facendo il porto d'armi. Ok, ok. Controllare se in passato l'avevo. Andiamo subito. Percorto bene. E mi passi direttamente il porto d'armi nei documenti? Porto, perché non me lo dà. Capito? Non so se devo fare la ristampa o cosa. Andiamo su Dorizzo. Lei il porto d'armi? No, non è il porto d'armi, non ce l'ha. Ah, non ce l'ho, ok. Deve andare allora a fare tutti i procedimenti, ma mi sa che non può perché ha un laureato. Ok, allora. Deve andare a pulire la fedina penale a poter fare il porto d'armi. E dove si va? Deve prenotare l'appuntamento alla procura nella sezione appuntamenti ai procuratori. E okay. Deve rispettare le cose allora, richieste. Caro, metta un dito sullo schermo. Deve rispettare le cose richieste scritte nella sezione degli appuntamenti. Nel suo caso, ho fatto un reato oggi, deve aspettare un po' di giorni. Okay, no a lei, giusto? Guarda comunque legge nella sezione appuntamenti procuratori. No okay, a lei. Okay, sì. Arrivederci, buona giornata. Grazie, arrivederci. E mando in stampa i documenti. Ho andato live da diversi scatti, tipo anche qui. Sì, mi segnala infatti i problemi. Aspetta, infatti sì. Mi ha segnalato dei problemi 2 minuti fa. Vabbè, vabbè, adesso... A posto. Allora, mi dite il suo numerino. 221. Ecco lei, mi raccomando, se riporti sempre con sé i documenti. Sì, sì, glielo faccio vedere. Faccio una multa comunque per mancata identificazione e la velocità, quindi faccio solo una multa. Faccio dei documenti. Intanto ecco lei. Controlliamo i suoi precedenti e tutto.
No, cerchiamo. Noah lì. Vediamo subito se la trovo. Eccolo qua. Allora, sono solo i miei pari, ok. Lei ha una fattura non pagata dai medici, lei inizia a pagarla ora. Non ho i soldi adesso che vado a vendere, le pago Ok. subito. Va bene. Faccio una multa per questa cosa qua e poi la lascio andare. Va benissimo. Sono 1200 dollari, 1000 per i mancati documenti e 200 dollari per l'accesso di velocità. Va benissimo, grazie mille. Buona giornata, Buona arrivederci. giornata. Posso uscire da L'auto qua o sì, ci devo... segua, esca da qua e vada a cancello. Ok, va Arrivederci. benissimo. Arrivederci, buona giornata. Bella la centrale, vero? Bella la centrale, vero? Nel cazzo si esce? Di qua c'è le celle, di qua c'è, si esce di qua, Boh, no. garage. Questa porta qua è chiusa. Che beh, guarda. Ok, perfetto, chiusa. Di Sto capendo, vabbè. Passiamo di qua e via. qua si esce, sì, qui dritto. Qui sono i interrogatori. Questa è l'armeria con tutto il magazzino. Bene, bene. Già sparito. Eh sì. Tanta rogna. Vabbè. Fatemi Adam scrivere. 5 status 1. Adam 1 si scioglie. Copio. Adam 2, diventatemi Adam 1. Perfetto. Sai che a breve vado a fumarmi una bella sigaretta in centrale. Ah. Giusto 5 minuti. Oh mamma mia, hai letto un tweet? Non farmelo leggere, grazie. Quel è il quarto sopra, il 1, 2, 3 è il quarto. Oh mamma mia! Ah, il secondo invece! Un secondo. Ah, ci pensi tu? Oh, io. Mamma mia, raga, che brutti in un tweet che ho appena visto. Che brutti in un tweet. Agente esperto Wii 107, più tardi. A più tardi. Arrivederci Wii. Ciao. Bene, bene. Non ho voglia manco di fare su Twitter e usano gli anonsi, veramente. Sta Twitter qua. Ho mandato un messaggio a un mio parente che devo riverniciargli la stanza, capisci? Capito, capito. Oddio santo. Oh, Voto in questo. arrivo, macchina che vola. Perfetto. Quindi vai a fumarti la sigaretta ora? Perfetto, Sì, tanto sono adesso. sull'applicativo in caso vuoi Sì, parlare. adesso vedo. Wow. Ah! Madonna mia, l'albero! Come potevamo il bulbar, mamma mia. Sì, ma pattina come... Boh. Che cazzo. Sparano shotfire ragazzi, presso il civico 399, mi riesci a Non dare siamo un'occhiata? Che disponibili. Adam siete? Stradale ricevuto. 1. Adam 1, gentilmente convergente sul posto, fate un perimetro, controllate la zona, se serve Stradale 1 è supporto chiamate vuota. il radio. Che cazzo, Ricevuto Adam Adam zio, non si 1. mette mai il radio in tag, Adam non si Ricevuto. mette.
convergente. Guarda, zona, hanno un timing. Supporto, chiamati in radio. 10-4, 10-20. Io le mie sigarette siano sempre a tempo. Allora, dalle 1:10-20, per favore. Esatto. Beh, ti aspetto, faccio un po' adesso, vedo un po' che fare. Ok, dai, intanto sono sull'applicativo in caso. Ok, ciao. Ciao, vabbè. Check radio. Salve. Ma questi 15 agenti che vediamo, 12 agenti in servizio, dove stanno? Salve. Non saprei. Qui in centrale ci siamo io, tu e un GPS qui di fronte che non so chi è. È lui. Siamo 1, 2, 3. Qua. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 12, 12. Adam 2 al centrale operativo. Abu. Rettifico, Adam 1. Adam 1, ritorno operativo. Okay, Adam 1 al coordinatore. Non sentiamo il radio. Avanti. Abbiamo trovato l'origine dello shotcar del vice capitano. Proveniva dal garage centrale. Un signore ha sparato un civile. L'FBI l'ha fermato. Vabbè, potrei richiedere un'informazione. Ok, ci pensa l'FBI allora. Dica. Sì. Ma allora, io ho fatto il bando sull'applicativo. Bene, ma lei faccio... come è vestito, mi scusi. È un pochetto da pagliaccio. Ma più che altro sto paracaduto della Svizzera. Perché c'è un paracaduto della Svizzera? Forza Svizzera. Va bene. Vabbè, ho fatto il bando sull'applicativo. Come faccio a sapere se è stato accettato o rifiutato? E lo saprà nei prossimi giorni. Tutto scritto nella presentazione dell'apertura bandi. Ok, grazie. Arrivederci. A lei, arrivederci. Arrivederci. Ma sto alieno, come ti chiami? Foca. Eh? Foca. Foca. Piacere. Piacere. Foca. Perfetto. Ma ha dei denti aguzzi, Foca. Eh? Accidenti. Ma li mostra così tanto i denti, no? Sì, sì, mi piacciono molto. E li mostra tutti quanti, così, sì. Con la bocca alta. Il mio sorriso. Il tuo sorriso. Hai la testa lunga poi anche. Sì, perché? E anche la spina dorsale è molto esposta. Purtroppo sì. E la pancetta. La pancetta da birra. Ma... Esatto. Vabbè. E i piedi con tre dita. Ah. Anche le mani con tre dita. Ah, sì, come fai a prendere in mano le cose? Così. Come scrivi al computer? Vedi il pollice dietro. Ah, posso. E prendi un caffè in mano, come fai? Una bottiglia, un caffè. Una tazza di caffè, come fai? La birra. Non lo so, dammi se è uno staffer. Ah, posso. Sarei curioso di vedere chi è. Non so chi sia, boh. Ha passato attraverso i denti la birra? Sì, si aprono. Si aprono, oddio, vai proprio paura quando si aprono. Quello cos'è? Cos'è questo? Boh. È un antidoto. È una medicina, che è? Boh. Non sarà mica un virus mortale che ucciderà tutti gli umani, no? Speriamo. Non aprirla, mi raccomando. Il bicchiere... Ma no, come fa a tenere un bicchiere con tre dita? Mamma mia. Bravissimo. Ah, ok. Allenamento, questi sono anni e anni di allenamento. Cioè, a proposito, c'è Wild che ha di tutto e di più nelle tasche. Cioè, ha fuochi d'artificio. Fanni riportare le cose. Ha fatto 12. Ma che è caduto il bicchiere? Ah. Eh? Accidenti. Vabbè, pulisci. No, non è caro, no! Sono i vetri anche, no! Meglio. Ma come meglio? Ma in che senso è bello, scusa? Tanto mi fa male. Ma mangi anche il vetro? Sì.
Ma? Il cemento lo mangi? Ah, ma da dove l'hai tirata fuori la chitarra? Dalle tasche. Ah. Ok, la tasca quadrimensionale come Doraemon? Sì, sono i miei ciuschi. I tuoi ciuschi sono? Cos'altro c'ho? C'ho questa. Mamma mia, quante cantanti chitarre. C'ho dei soldi. Ehi, tanti soldi c'hai. Ah! Telefono. Rosa. Sandwich. Sigarette. La borsa. Guarda lì. Cosa che c'è nella borsa? No, come? Come? Dentro c'è Daddy. Ah, Daddy. Poi c'è anche... Teddy. No. Cos'era? Niente. Cosa hai preso? Dalla tasca. Cos'era? Niente. Ah, vediamo un po' cosa hai altro, gli altri ciuschi hai. Bicchiere. Un bel bicchiere di vetro. Cos'altro c'ho di bello? Ah, bello. Altre sigarette. Ma sai volare? Perché a me hanno insegnato un trucco magico, aspetta. Beh. Basta. Va bene. Va bene. A me hanno insegnato un trucco magico quando ero... Oh! Vola! Aspetta, come si fa? Aspetta. Sta volando! Già. Mi chiamo Mary Poppins. Oddio, come si faceva? Me l'avevano insegnato, non mi ricordo. Vara Flutua. Vedi cosa magico che nel campo di magia. Quella che sta insegnando all'alieno come volare. All'alieno a volare, sì. Si chiama come si chiama? Si chiama l'alieno? Foca. Mangia il vetro. Ha una borsa da cui esce di tutto e di più. Ha una borsa con i ciuschi come Doraemon. Particolare, signore, particolare. Ma? Collega? E niente. Vabbè, Oh, dove è appoggiato lei? Nulla. Wow. Ma questo non lo sa fare lui, mi spiace. Non sa sparire. Andiamo. Arrivederci. Ho missato palesemente. È scomparso. Scomparso da un punto all'altro. E niente. Andiamo. F. Prossimo negozietto lo facciamo noi. Boh, come hai vuoi. Già mangiato? Sì. Minchia, quando hai pranzato? Mezzogiorno. Madonna mia, io non ho pranzato ancora. Boh, dai, guida te, vai. In tutti c'è il blackout, 20 minuti. Prima la crown. C'è un'esplosione. Va bene, dai, mi ci vediamo dopo. Ciao. A posto. Ah, belle ste macchine. Bella la crown vittoria, finalmente ce l'hanno messa. Messa, passato. Già rotta. Check radio. Check. Gli Adam dove stanno? Tre volanti in che posizione stanno, signori? Adam 1 mi sa che si è appena sciolta, poi abbiamo un attacco al negozietto a Paleto e basta. Negativo, Adam 1 in arresto. Arresti per? Dopo blackout non ci sto, in teoria. E io vado a mangiare dopo blackout, quindi... Facciamo pattugliamento una quindicina di minuti, sto qua. Gli avevo detto il maggiore che si occupava l'FBI.
Vabbè, è negativo perché il signore si ricordava di consegnare. Ricevuto, ricevuto, ricevuto. Però ho comunicato le razze la prossima volta. Andiamo a vedere a Caglia Perico se c'è qualcuno. No. Ora non sta più la milizia, quindi possiamo anche andare a Caglia noi. Non è più territorio degli altri. Ma è più territorio di milizia. Eh? Ma è più giudizio. Mamma mia, adesso ho ancora problemi con la con le voci. Ecco. Sì. Sento malissimo, vabbè, vediamo un attimo. Di Moccaio Perico, vediamo se qualcuno. Sei? Mm-hmm. Ok, non sento bene. Ma comunque no, non c'è più la nostra giurisdizione anche Caio Perico, quindi buono. Bene, bene. A questo punto prendiamo un interceptor e andiamo a fare un giro in barca. Prendiamo magari un fuoristrada. Vediamo se c'è qualcuno, vediamo se c'è. Madonna mia, di volta, beh, questa cosa qua, Ah, non c'è nessuno? No. Ah, c'è qualcuno. Ehi. Allora, bello. Salve. E niente, gira. Salve. Allora. Mi sento? Sì, che ci fa qua? Un giro. C'è gente su Caglia Perico? Non lo so sinceramente, io sono venuto qua per depositare i soldi. Ah, bene, bene. Era la banca più vicina da... dalla... come si chiama? Dall'import. Va bene, va bene, va bene. Vabbè, niente, arrivederci. Arrivederci. Ti aspetto, Gila, appena loghi. Fammelo sapere. Aspettiamo, aspettiamo. Arrivederci. Arrivederci. Sta rossa abbandonata. Ma. No, è mia. Ah, è sua. Sì, sì. Ah, capito, capito. Ciao Sir Fox, Vaxor, ciao, buongiorno. Tutto bene? Bene, bene, sono contento. Giochi anche tu su Impero? Ah, bene, bene, cosa fai su Impero? Ah, sei un polizia?
Non mi ricordo chi sei, forse, aspetta. Eccolo, Gila. Collega. Per fortuna c'era un noleggio moto. Mamma mia, per fortuna, se no guardi, è a piedi, eh. Ah, l'atto, sei capito. Ho visto ancora una persona incrociata. Sì? Sì. Adesso non so se c'è gente su Impensibile, su Sissukai o Perico. Perché spesso facevo le balene che sono qui all'isola. Ci sono mai stato qua, sinceramente. Oddio, sono. Ah no, ci sei mai stato? No, no. Io personalmente no. Sai che c'è una bellissima villa? Però peccato che è chiusa, si è sigillata. Ma c'è un meccanico anche, caro carico. Hanno detto che, vabbè, c'era la milizia con la roba lì. C'è una piscina invece di qualcuno. Peccato che sia stata chiusa, tra virgolette. Esatto, ma più che altro era bello. Vieni qua, trovi la milizia. Ci sta come cosa. Ho fatto tutto per determinate persone. Vabbè. Esatto. Ma adesso comunque, ma se ce la prendiamo in mano noi, l'isola come giurisdizione fa lo stesso, cioè. Vabbè, c'è più larga scala da controllare, carina, carina. Biondo 17, buon lavoro a tutti. Qua a destra sono le palline. Altrettanto. A destra, sopra la collina. Sì? Sì. Ci sarà qua la balena. Ecco qua. Qua. Vedi, c'è la balena laggiù, lì spesso vengono con i camion. Adesso non so più perché mi sa che con la milizia poi hanno smesso di prendere le robe, di vendere. Perché le comprava la milizia, dava i soldi la milizia. C'era un giro di economia. C'era di Bezos. Esatto. C'era un po' un giro di economico diverso qua. Però era figo, però peccato. E ci si voleva. E niente, adesso dai. Quanto c'è? Capitano, mi chiede 12:70 presso lo Santo Ciao. 12 minuti. 24, arriviamo in punto, guarda le 1. Gentilmente Adam 5, convergetemi sul porto 70. No, c'è 70, devo andare. Ricevuto qui Adam 5, 10:20 di 70. Guardate, ragionate 10:20 per favore. Adam 1, stato su. Andiamo le sue date di guida. Anche voi, stradale, per favore, aggiornate 10:20. Mezzo. La. 10:20, 10:80, aggiornata, per favore, così possiamo raggiungere il supporto. Ok, ho visto il capito, il vice capitano e al. Ora vi dico subito dove. Civico 225, dov'è il meccanico, tanto il caso. Ricevuto 225 adesso. Adam 5 sta all'import, arriviamo in qualche minuto. Adam 1 è già così. Vai, si va, 180. Le mie note di guida, così vedi, finalmente posso mostrare le mie note di guida. Ci sta, ci sta. Almeno. Mi hanno un tweet per cercare una macchina, vabbè. Io devi aggiornare ogni 2x2 perché sennò qua rimandiamo in un giornata punto. Giornata di 70. Siamo al capo. Perfetto. 10:55 è entrata. Grazie. Diciamo che sono. Partono in quarta per il 10:80 quando poi sono gli 55. Ma io vedo bene, eh? Eh sì, vedo. Uh.
Attenzione. Dopo tanti inseguimenti credo che hai imparato a guidare. Vabbè certo. Infatti mi stavo arrugginendo un po' questi problemi che avevo, ora finalmente posso riprendere. LOL. Comunque ho chiuso gli occhi di forza solo ed esclusivamente per cose inerenti a quella cosa lì. Oh, continua. Ah. Oh, non lo so. Cambiamo auto. Lo Splendor. Entra. Signore, ma come guida? Ah, proprio se ne sbatte. Vabbè, vabbè. Capito, Sir Fox. Sir Fox, no. Ultimamente i medici finalmente ci stanno, cioè ovviamente quando chiama il medico arrivano. Finalmente, adesso a quanto pare i medici si sono sistemati, ieri erano in 24. Infatti l'ospedale qua gli piace, quanto sembra. Ma io lo vedo vuoto l'ospedale, normale? No, non è vuoto. Io lo vedo senza nulla dentro. Aspetta un attimo, no. Peppe, 134, sì, ho notato adesso. Sì, sì, stavamo facendo. Stavamo dando un'occhiata, appunto. Ok. Però regolare, tornato ora. A posto, arrivederci, caro. Arrivederci. Boh, non so, non lo vedo. Donna, io da appena sveglio non so parlare, mi impiccio. Ora lagga. Perfetto, non lagga più, vediamo. Lagga ancora un po'. Ok, ora sei ripreso. Oh! Mamma mia, dritti! Oh mio Dio! Stuntman! Oh mamma mia! Oddio! Oh mamma mia! E vabbè. Aia! 360 gradi per i nostri colleghi mi hanno detto. Se lagga ancora. In caffè mi hanno detto, sai cosa? Cosa? E con il SUV, solo perché c'è il bullbar posso tamponare di prepotenza le macchine senza fermarmi. Oddio, non è una giustificazione valida, però comunque sicuramente non ti fai male come se fosse senza bullbar. Ah, Dio, dovevi vederli la bodycam. Vabbè. Oddio, ho paura. Ciao Verde. Lagga, lo so, lagga. Diciamo che dirigerci in centrale, va, che adesso c'è il blackout. Lagga, lo so, è il video rosso, il pallino rosso lì. E niente. Ah, sono proprio mogio oggi, veramente. Sei appena svegliato? No, mi sono svegliato alle 11, ma sono ancora dormiente dalle 11. Non ho preso il mio caffè mattutino. Ah, niente. Poi c'è un torcicollo da stamattina. Porca troia, male. Oddio, e niente.
Comunque per quanto riguarda la M rossa e non arancione, capisci? La M rossa e M arancione, oddio, aspetta, non mi viene in mente cosa. Il 5M e il il rosso M. La M rossa mi spieghi un attimo. Ok, chiudo gli occhi intanto io. Vai, vai. Sergente Smith 17, più tardi. Ciao. Non so dove si cambia. Buon pomeriggio, Smith. Bom, ragazzi, la live termina qui. Abbiamo fatto oggi 2 ore e 43 assieme. Prima un po' di whitelist e ora un po' di gioco. Abbiamo testato 5M in live e lagga. Lagga ogni tanto con Streamlabs, lagga ogni tanto la stream, però niente di drastico, sono comunque soddisfatto perché va bene. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo quando farò altre live. Adesso vediamo che sono appena iniziato, quindi sto cercando di cominciare a streamare un po'. Comunque vi ringrazio tanto per essere con me. Facciamo punto esclamativo comandi per vederti i comandi. Punto esclamativo YT per seguirmi su YouTube, ragazzi. Seguitemi su YouTube. Punto esclamativo Discord per joinare nel mio server Discord. Vi ringrazio tanto per essere con me. Ci vediamo alla prossima live. Ciao! Comunque vi lascio da mezzogiorno così potete continuare a vedere le live, la polizia in live.